Ciao, sono Vittorio di vivalafocaccia.com e oggi facciamo la focaccia genovese autentica con la ricetta di mio padre, il nonno Beppe. Questa ricetta l'ho adattata negli anni perché funzioni bene nell'ambiente di casa e grazie anche ai consigli di tutti gli appassionati del blog vivalafocaccia.com. Iniziamo col mettere l'acqua. L'acqua la mettiamo a temperatura ambiente d'estate e d'inverno magari la scaldiamo leggermente sui 30 gradi. L'olio extravergine e il sale. Aggiungiamo il malto. Se non avete il malto, un cucchiaino di miele o un cucchiaino di zucchero. Per iniziare l'impasto mettiamo più o meno metà della farina. A questo punto iniziamo l'impasto. Quando la farina è assorbita siamo pronti per aggiungere il lievito. Se usate lievito secco, scioglietelo in acqua tiepida a 30 gradi. Vedete, lievito secco bello sciolto. Aggiungiamo il lievito. Se usate il lievito di birra potete aggiungerlo direttamente. L'importante è che il sale e il lievito non vengano a contatto diretto. Adesso aggiungiamo poco alla volta la farina rimanente. Adesso copriamo e lasciamo riposare. La pasta va sempre coperta bene, in modo che non prenda aria. Il vero segreto per ottenere una buona focaccia a casa è di rispettare attentamente i tempi di lievitazione. Mettiamo un po' di olio sulle teglie, sulla teglia così. Dopo averla fatta riposare, gli diamo una piega per fargli prendere un po' di forza. Una, anche due, dipende da come è forte la pasta. In questo caso gli do una sola. Così. Queste teglie sono 40x25 e ci metto 540 grammi di pasta. Perfetta. A questo punto la mettiamo sulla teglia così e poi la rovesciamo in modo che rimanga bella unita sopra e sotto, così. In questo modo la pasta non fa la crosta ed è molto più semplice da stendere più tardi. Altrimenti potete metterla sulla teglia e poi con un pennello spennellarla d'olio, è uguale. Una delle chiavi della panificazione è far lievitare la pasta a temperatura costante senza che prenda aria. Un trucco che io uso è quello di mettere la focaccia o la pasta in generale a lievitare nel forno spento ma con la luce accesa che tiene una temperatura di circa 28-30 gradi. Per schiacciarla, il trucco per farla venire bella uniforme è di schiacciare e non tirare la pasta, schiacciare verso il basso, vedete? Oggi questa pasta è venuta un po' debole, è ancora più facile. È una nuova farina che sto provando ed è un po' più debole. Vedete così? Schiacciare e non tirare, schiacciare giù, schiacciare verso il basso e schiacciando la pasta si distribuisce bene uniformemente. Vedete com'è semplice? La fate lievitare bene, aspettate i tempi giusti. È un gioco da ragazzi schiacciarla bene uniformemente. È importante, dopo che la schiacciate, cospargere la superficie col sale in modo che non sviluppi la crosta. Adesso saliamo la superficie, una dose abbastanza abbondante di sale. È uniforme. Adesso, mentre la focaccia lievita di nuovo, prepariamo il condimento. Uno dei condimenti classici della focaccia è la cipolla. Allora, la cipolla la prepariamo così, la tagliamo a fette sottili, così più o meno ci vuole una cipolla su una teglia 40x25. Ecco qua, vedete di questa dimensione qua. Un goccetto di sale e un goccio d'olio. Mischiamo bene così. E poi io, specialmente d'inverno, la metto 20 secondi nel microonde per scaldarle un po', in modo che non mi rallentino poi la lievitazione. Qua ho preparato anche dei pomodorini, ne facciamo una con i pomodorini. A questo punto siamo pronti per fare i buchi. Mettiamo un po' di acqua tiepida sopra
che gli darà quel bel colorito bianco al fondo dei buchi caratteristico della focaccia genovese, e poi l'olio extravergine. Eccoli. E poi effettuiamo i buchi caratteristici della focaccia con molta energia, andando avanti e indietro così. Vedete? Belli profondi, in modo che l'olio penetri, l'olio e l'acqua penetrino. I buchi, la forma dei buchi diventerà la vostra firma sulla focaccia. Ecco qua. Subito dopo aver fatto i buchi mettete il condimento, non dopo altrimenti rovinate la lievitazione e la fate andare giù. Allora facciamo una con le cipolle, così. Eccoli. Schiacciamo un po' così. E facciamo una con i pomodorini. Schiacciate bene dentro la pasta, così. Poi ne facciamo una con le olive. Chiaramente se volete la potete lasciare anche normale la focaccia, senza condimento, anche quella classica. Ecco le nostre focacce pronte per l'ultima lievitazione, le lasciate lievitare a temperatura ambiente e se dovete farle durare di più perché vi arrivano gli ospiti più tardi, perché ne cuocete una alla volta nel forno, ne potete mettere una magari un po' più al fresco, un po' più in basso in modo che prenda meno calore e vi duri un po' di più. Ecco qui la focaccia lievitata, vedete com'è bella morbida. Siamo pronti per metterla in forno. Ecco qui, quella con le cipolle. Ed ecco qui, dopo circa 15 minuti, la nostra focaccia genovese alle olive, a raffreddare, sempre in modo che ci possa passare l'aria sotto, altrimenti diventa molla. Qua. Ecco qui la nostra fantastica focaccia. Ed ecco qui la nostra fantastica focaccia con le cipolle genovese. Ecco qua. Lo mettiamo a asciugare qui che passi l'aria sotto. Un goccettino d'olio sopra. Così. Fantastica! Con un coltello bello seghettato. Buonissima. L'acqua tiepida che ci abbiamo messo sopra, guardate i buchi belli bianchi e umidi. Sentite che croccante, spettacolo. Croccante. Croccante poi, morbida dentro. E adesso viene la parte più bella, condividerla con gli amici. Da vivalafocaccia.com, ciao, alla prossima video ricetta.